cost your whole life. If they try to stand me, I go all out military. I'm camoed all out like I'm in the military. And free up all my niggas. Ciao a tutti, vi do il benvenuto a Trends and Friends. In questo podcast parleremo di tendenze di moda, personaggi più influenti del momento come Travis Scott, Kylie Jenner, Kim Kardashian, Asa Proki e tantissimi altri. Nell'ultimo periodo si è iniziato a respirare un certo ottimismo nel mondo del fashion. La settimana della moda di Milano si è svolta dal 22 al 28 febbraio del 2022, subito dopo le Fashion Week di New York e Londra e poco prima di quella di Parigi, come sempre. Parliamo adesso però del Made in Italy e della Milano Fashion Week che si è appena conclusa. Tra grandi ritorni e nuovi brand emergenti, la Milano Fashion Week ha annunciato un totale di 169 momenti fashion tutti da vivere. La settimana della moda milanese trasforma la città in un luogo di ritrovo turistico, selezionando i palazzi più eleganti per tutte le sfilate. Durante la settimana le grandi Maison Gucci, Prada, Bottega Veneta e Armani hanno presentato le loro collezioni e molti VIP hanno partecipato alle loro sfilate. Parlando di VIP, hanno tutti presentato degli outfit con i colori più in tendenza, ma avete visto cosa ha indossato Kim Kardashian? Cosa ne pensate? Certo che ho visto cosa ha indossato Kim. Per la sfilata di Prada ha confermato il trend del total black, abbinando al suo outfit nero lucido uno dei colori più gettonati del momento, il verde acido, postando anche sul suo profilo una foto con la direttrice della Maison, Miuccia Prada. Kim ci stupisce sempre con i suoi outfit. È arrivata a Milano, ha sfoggiato un look totalmente arancione, che durante la sfilata di Diesel sembra che Julia Fox glielo abbia copiato. Ma Julia chi? L'ex di Kanye West? Esatto, l'ex marito di Kim. Sarà una coincidenza? Adesso parliamo di Giorgio Armani, che come sempre ci stupisce, perché le sue sfilate sono state le uniche fatte in completo silenzio, per rispetto di ciò che sta accadendo nel mondo. Infatti si sentivano soltanto gli applausi del pubblico e i passi delle modelle che sfilavano. Armani ha invitato inoltre 400 suoi dipendenti ad assistere alla sfilata della linea Emporio e per ringraziarli del contributo dato durante questi ultimi anni molto difficili. Tra i più influenti VIP presenti alla Fashion Week troviamo Sharon Stone, che appare impeccabile come al suo solito. Rihanna incinta, che mostra la pancia alla sfilata di Gucci. Direttamente dal set di Euphoria arriva Jacob Elordi per il fashion show di Bottega Veneta. Rita Ora, che partecipa da Fendi. Kylie Minogue da Versace. E Charlie D'Amelio da Prada. Il look total white ha spopolato durante la settimana della moda, rappresentando una sempre più grande voglia del ritorno della stagione estiva. Esatto, hai visto Melissa Satta con il suo blazer bianco di Alberta Ferretti? Certo, o Valentina Ferragni, che sempre della stessa Maison ha optato per un pantalone bianco. Uno dei miei look preferiti.